Ci sono le bestie, c'è lui. Sai che potrebbe non essere malissimo? Cioè, top 1 lo scopriamo, però potrebbe non essere malissimo. Adesso ci darà feccia. Completa. È anche tornata la rana, che è una delle mie carte da sempre preferite in battle. Quindi giocarla sarebbe divertente. Ehi, il mio comandante preferito è tornato. Siamo pronti a cominciare? Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Lui è fortissimo. Buona battaglia! Stessa roba, ma io lo bodenzo. È proprio per questo che sono forti. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Qua si può tranquillamente paura. Potrebbe Buona battaglia! essere anche questa super easy win, appunto. Ah no, è pareggio. Una battaglia estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Questo non fa male, calcolando che poi posso prendere questo, che mi dà un cucciolino. Stai andando bene. Vediamo, vediamo. Cazzo, sto qua è giganterrimo. AFK stronzoloide. Come va là fuori? Qua il motivo. No, non mi interessa. Se questo se ne torna. Lo Non è il più scopriremo. forte, ma combatterà con onore. Giochiamocelo. Tieni a Puoi 2-2. ancora recuperare. E assolutamente contro di lui non creperà. E ora vediamo la ricompensa tripla che ci spetta. Apportiamo qualche miglioria. Non volevo giocarlo. Ok. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Bestie, ecco. Buona battaglia. Vada bene, meglio. Vabbè. Abbiamo preso il 50% di lui. Unlucky. Vabbè, io metterei questo. Non è proprio quello che mi Anch'io interessa. avrei scelto quello. Bello. Lo mettiamo il gattino, direi di... Battaglia! Molto buona, grazie. E questo ci coppia. Praticamente la nostra versione, ma la versione premium.
capito. Vabbè, già che abbiamo preso il 9,5%, non possiamo comunque dire che ci è andata male. In furia là fuori. Allora, il pennutino. Questo punto noi abbiamo tante triple in campo, quindi andiamo a vedere se può essere figo. Pennutino, io lo voglio. Buttiamo il cagnolo. E qua ci... Ok, questa è easissima win. Cazzo, ci ha già maciullato uno dei nostri punti di diamantoni. Tripliamo macaco. Ci sai fare. Allora, questo possiamo prendercelo. Direi di non adesso. Macaco triplato è quello che ci va benissimo. Questo non è per nulla male. Facciamo di questo. Più uno alle tue bestie permanentemente. Che non è bene, ma non è neanche così malvagia come roba. Io farei partire il cagnetto. Lui è inutile, no? Tira il grido di battaglia di un servitore, Un sì. servitore in meno, una Totalmente inutile. moneta d'oro in più. A questo punto farei anche morire lui, prenderei lui, ci baffiamo un attimo il pennuto, qua gli diciamo di morire, ci facciamo di questo. Swipe, Non è ancora cose. finita. Minchia se è grosso lui. Va bene, non tantissimi danni, siamo comunque sotto il cap. Quello non ottimo perché Bella regole siamo a un flessibilità turno per tutti. abbastanza basso. Allora, questo schifo. Proviamo questo, ma molto schifo. Assolda pure una di queste reclute. Dai, di Barone. Oh, stai facendo carriera. Però ti dirò. Devo avere un tentacolo 2-2. Ma
Perché ha scelto il nostro stesso stile di roba? Però forse su di noi è più intelligente. Uno abbastanza grosso. Partite che durano 6 mesi. Va bene, è sicuramente win. Se triplassimo il pennuto lì in fondo potrebbe non essere per niente male. Ci baffa la board, dai. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Ma sì, proviamo. Porca puttana. Vabbè, vola 100% lui. Però qua si tiene anche il macaco. Non c'è minimamente dubbio. Assicurerò che questi rimangano qui per la prossima. Macaco si tiene. E cosa ci... Ah, amico caro. Ok, versione scarsa del mio. Se ne evocano anche due, quindi bello un botto. Il nostro socio diventa sempre più barone gigantesco, piacevole. Ok, bello. Avevamo ancora comunque anche abbastanza tante stazzettine da mettere in campo. I servitori hanno davvero dato. Quindi qua macaco 100%, il buff non ce ne frega un cazzo, paperella direi di no, questa è fondamentale. E io glielo darei, però a coso, non all'altro, perché preferisco. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. No. Ancora un cazzo di niente. Va bene, doppio macaco e perdiamo quello là. Quanto grosso sei? Lui tanto. Qua abbiamo fatto molto bene a sviluppare sta strategy. Perfetto, guarda il carino. Socio lì ancora vivo, lui è morto. Bravo, questo è un danno infinito, ma lo dobbiamo gestire. Pensi di aver fatto una cazzata dargli reborn alla rana, effettivamente, però conta un botto anche il primo che inizia ad attaccare.
Perfetto. Ah, grossi siamo grossi, non mi lamento. Questo noi lo prendiamo. Perché sì. Inutile. Servitore al 4 lo rende dorato. Stai davvero creando una grande armata. Questo è bellissimo. Secondo me è più importante triplare il macaco, cioè la rana. Perché se facciamo live il pomeriggio potrebbe essere Hai buone particolare. possibilità di vincere. Vediamo se la mia idea funzionerà. Sì, siamo infinitamente più grossi di me, a prescindere. Qua se triplassimo barone saremmo tipo giganteschi, però forse neanche ci serve. Pennuto dopante. E quasi quasi questo no, deve stare mezzo fedele per me, la mia build. Assolda pure una di queste reclute. Cartolla, pirati, infiniti Bren, inutile, un in più di nuovo. Piace il tuo modo di pensare. Baroni sicuramente ci piace. Hai buone possibilità di vincere. Figa, sono belli grossi invece. Perché ho trovato il botto di blu profondo. Un po' di vaglio, guarda come si cresce, mate. Il barone è morto, poverino. Allora, barone Mantieni la pressione. 100%. Stai davvero creando una grande armata. Questo non mi interessa, questo assolutamente sì. Questo a sto punto è un assolutamente sì. Andrei a togliere a sto punto lui per Anche a me non piacerebbe la renderti una moneta d'oro per il rinascita destino. su di lui. 100%. Assolda pure una di queste Noi lo reclute. buttiamo nel cesso, prendiamo questo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il destino. Adesso è semplicemente un looking. Sai che io quasi quasi un altro macaco me lo vado a mettere nella board, mate. No, perché in realtà loro staccano più volte.
attaccare per primi. Va bene. Super Wart. Non me l'aspettavo che crescesse già così tanto, figa. Forse il pennuto è stata un'idea di merda. Cioè, non è per nulla il pennuto quello che dovevamo fare. Però tira fuori pezzi random che ci vanno bene per la passiva. Cioè, c'è Word solo per quello. Bellissimo, figa. Esattamente ciò che stavi cercando. Allora, rimettiamocelo qua. La iena l'hanno tolta. Penso, perché non è stato in tutta la partita, porca troia. Triplo macaco. Comunque una rana, una in tutta la partita, eh? L'ho triplata di spell. Una me ne ha data. Non è possibilità di vincere. Ok, secondo me dovrebbe essere estremamente facile per me la win qua. Cioè lui potenzia, ma noi potenziamo infinitamente di più. L'altro ci muoiono anche tutti i macachi qua davanti, quindi avevano un botto di spell tra di loro, ottimo. Lui praticamente i buff li ha finiti, ha giusto grosso quel 281, ma niente paragonabile a noi. Mi aspettavo anche più grosso, ti dirò la verità. Mi sa che i super pasqualoni sono da altre parti. Devono ancora uscire. Il pennuto ovviamente è sempre un super pasqualone di quelli, come dire, abbastanza immensi. Lui ha morto un pezzone di quelli grossi. Il nostro barone è sopravvissuto. Il nostro barone non è più sopravvissuto. Chiasso so c'è ancora di qua. Okay.
abbiamo un altro turno in cui possono succedere cose. Cazzo di niente proprio. Zero. Vabbè, siamo contro... Com'è? Sì, dovrebbe essere il 100% di scioltezza. Sta già diventando qualcosa di impossibile da buttare giù. 204, 204, può trattare qualsiasi cosa. Cioè queste cose diventano troppo grosse e quindi dopo si smette di... baffarli. È un caso bello. Ritorniamo contro il nostro amico. Ok, questo a noi piace un botto. Mantieni un servitore al 6. Qua doppio scudo di vino. A me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Più uno e rinascita. Sembrerà da pazzi, ma diamoglielo a lui. Che evoca un più 100 più 100. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Dare una recluta finché puoi farlo. Sperando che non ce lo sniper in qualche modo strano, però comunque no, lui è piccolo all'inizio, quindi non ce lo sniper. Io metterei a sto punto lui che muore, così fa comunque un buco di uno. All'inizio, anche se non dovrebbe crepare instant, però è comunque un buco di uno che lo preferisco rispetto a Reborn, in modo tale che se ci sniper al pennuto, ci sniper a qualcosa, in ogni caso potrebbe essere worth. Secondo me noi abbiamo una build che è qualcosa di fantastico, proprio bella, cioè sono molto soddisfatto di questa build, a prescindere se vinceremo, se non vinceremo. Comunque una rana in tutte le partite. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Appunto, sicuramente non c'è la sniper. Vedi, già sprecato un cazzo di buff. Forse sai che Belly Taunt è stata un'idea di merda. Però vabbè, chi se ne frega, alla fine esce potentissimo.
è già morto. Evoca 1, ne evoca 2 e poi non c'ha il reborn. Porca troia, oh. Lui c'è morto malissimo. Ma ci sta andando di merda. Stiamo crescendo però. Quanto grosso sei? Non abbastanza per contare. Va bene, questa è quella che volevamo vedere. Boom, 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 3000. 3000 sul pinguino. Buonanotte, mate. Buonanotte, mate. Ce l'ha fatta cancrare, ma alla fine GG. Bello, 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 bello. Siamo partiti proprio con l'eroe per fare stroba. Perfetto. Che poi era della fine, se vogliamo essere molto fiscali.